anticipato nel video precedente, dove ho parlato dell'abbigliamento, questi sono i guantoni che uso per non congelare le mani a meno 50 gradi. Sono dei guantoni in pelliccia, era un mio amico che aveva questa pelliccia a casa e non la utilizzava. Come potete vedere qui all'interno l'ho rivestita di pile. Ho i comandi, cioè il cambio, i freni e tutto quanto. Sono fissati con questa rondella di acciaio che sta sia all'interno che all'esterno e questi bulloncini. E poi ho fatto una modifica all'estremità del manubrio, ci ho piantato un tubo di alluminio in modo che il guantone non esca. Qui ho il mio termometro, utilizzo il deragliatore XT a 10 velocità, tutta la componentistica è più o meno normale. Ho fatto delle modifiche ai pedali per riuscire a pedalare con gli scarponi pesanti. Per non scivolare sul ghiaccio ho questi copertoni Ice Spiker Pro della Schwalbe. Il portapacchi posteriore è un Tubus. Anche a questo portapacchi ho dovuto fare le modifiche per i ganci delle borse. Questa sella Brooks, che è molto robusta e mi ci trovo molto bene. Utilizzo dei semplici freni V-Brake. Il mozzo anteriore che uso è un SLX. In tutte le componenti rotanti della bicicletta ho utilizzato il grasso AeroShell 7. Quando ero sul Pamir nel 2018, a soli meno 27 gradi, i pedali già avevano smesso di girare. Quindi prima di partire per questo viaggio ho dovuto smontare tutte le componenti rotanti e metterci questo grasso aeronautico che mi permette di utilizzare la bicicletta a queste temperature. Il portapacchi anteriore della Surly in acciaio. Ho fatto questa modifica per attaccare le borse con i ganci in acciaio. Gli attacchi delle borse li ho dovuti modificare, ho messo questa barra d'alluminio con i ganci d'acciaio e vengono semplicemente fissate così e poi vengono chiusi i due gancetti. Ho dovuto modificare anche i ganci delle borse posteriori, ho messo due barre di acciaio, una all'interno e una all'esterno, bloccate con i bulloni e poi sempre con una barra di acciaio ho fatto le clip. Il problema che ancora non ho risolto sono tutte le forature che avvengono a causa del freddo. Sotto i meno 40 gradi ogni 100-200 km e quando si viaggia sotto i meno 50 invece cedono in continuazione. Adesso tra pochi giorni testerò le camere d'aria della Schwalbe, le Aerodan, e vedrò se reggono queste temperature. Nel caso fosse così sarebbe una svolta per pedalare a meno 50, meno 55 gradi. Spero che questo video vi sia tornato utile se volete fare dei viaggi al freddo. Ci vediamo al prossimo video dove vi parlerò del thermos, del fornello, di come faccio per bere, per mangiare e per tutto ciò che riguarda, diciamo, il campeggio.